Anch'io vorrei salutare tutti. Un attimo, apro il PPT. Allora, la collaborazione tra l'Archivio di Stato di Modena e i ricercatori ungheresi ha un passato di più di 150 anni ed è strettamente legata alla storia dei rapporti italo-ungheresi risorgimentali informali. Come ben noto, nelle truppe di Garibaldi combattevano molti volontari ungheresi. Basti menzionare qui il famoso István Tűr. Poi, il nascente Italia ospitò un gran numero di emigrati illustri dal nostro paese dopo la guerra di libertà nel 1848-49. Tra loro, per esempio, il governatore Lajos Kossuth, che morì proprio a Torino nel 1894. Dopo la guerra, venne in Italia anche il barone Oebernyai, che fu il primo ungherese a visitare gli archivi italiani. Ma le sue scoperte epocali non sono gli unici frutti della sua vita. Oltre di essere un attivista repubblicano, uno dei cosiddetti giovani di marzo, cioè uno dei partecipanti della rivoluzione a Pesti il 15 marzo 1848, fu anche uno degli organizzatori della vita accademica ungherese nella seconda metà dell'Ottocento. Fondò società scientifiche, redasse riviste e propose nuove direzioni alle ricerche storiografiche. Il suo capolavoro, Il filone dell'Araldica, Heroica Weserfonala in ungherese, fu la prima monografia generale araldica in lingua ungherese. L'obiettivo della mia relazione è quello di presentare la sua biografia e anche commemorarlo. Il barone Oebert Daniari nacque il 30 gennaio 1828 a Hont-Bavognon, odierna Bohunice in Slovacchia, e fu il primo dei sei figli del barone Antoniari, consigliere segreto, giudice, guardia della corona, e Josef Kubini. Tra i fratelli non fu Oebert l'unico a fare una carriera politica, militare o accademica. Anzi, con l'eccezione della sorella Mathilde, tutti facevano parte nella vita pubblica. Tuttavia, c'è un parente che devo menzionare. Anche uno dei nipoti di Oebert Nyári, figlio del fratello Jenő, si chiamava Oebert e lui fu pittore, archeologo, storico, caricaturista, scrittore e giurista. Spesso i cataloghi delle biblioteche, le database, eccetera, non distinguono i due Oebert, che può creare confusione. Perciò vedete uno slide sui campi di ricerca del nipote. I figli di Anton e Josefo ricevettero l'educazione tipica degli aristocrati dell'Ottocento. Tra i loro istitutori troviamo alcuni maestri illustri: il poeta Tivadar Gedulin, il giurista Vilmos Greiffenegg e il mercante Frigyes Lidemann. La passione di Oebert verso la storia nacque sui 12-13 anni. Amava i romanzi storici, gli interessava la numismatica e imparava la scrittura runica ungherese. Nel 1844 cominciò gli studi universitari a Pest. All'inizio studiava storia con il tutorato dello storiografo, storico di letteratura e linguista István Horváth. Invece dal 1845 frequentava la facoltà della giurisprudenza. Nel 1847 pubblicò il suo primo articolo di storia intitolato Il crollo di Serbia, Serbia Bukesha, nella rivista di moda di Pest, Pest di Molo, ungherese, che era un giornale culturale. Dal 1848 fu uditore giudiziario presso il rappresentante della persona del re János Varga.
In questi anni aderì al movimento Ungheria Giovane, che fu l'organizzazione principale dei giovani oppositori dell'assolutismo e del feudalismo. Qui collaborava con i partecipanti più importanti della rivoluzione nel 1848, con lo scrittore e storiografo Paolo Ashvari, con lo scrittore Mori Okoi e con il poeta Sándor Petőfi. Annegando le sue origini aristocratici, diventò repubblicano estremista e non usava il suo titolo baronesco neanche dopo. Secondo la leggenda urbana, partecipò anche nell'elaborazione dei famosi 12 punti, programma ufficiale della rivoluzione. Alla guerra nel 1848 si associò volontariatamente. All'inizio fece servizio nel reggimento fanteria, di cui il tenente colonnello fu Lajos Auli, uno dei 13 martiri di Orod il 6 ottobre 1849. Nel novembre 1848 diventò sottotenente e nel gennaio 1849 cadde prigioniero per un breve periodo nella parte meridionale d'Ungheria. Dal maggio 1849 alla capitolazione di Világos il 13 agosto fu l'assistente militare del governatore Lajos Kossuth a Debrecen in rango di tenente. Venne in emigrazione all'inizio dell'epoca del cosiddetto neoassolutismo e venne a Napoli, dove si unì all'esercito di Giuseppe Garibaldi. Nelle battaglie in Sicilia e in Campania fu uno dei 32 membri dei suoi guardia di corpo sotto ai comandi di Giuseppe Tastini. Dopo la prima crociata si ammalò gravemente, ma nel 1859 ritornò ai combattimenti per l'Unità d'Italia. In quest'anno fu capitano della Legione Ungherese alla guerra sardo-francese-austriaco. In questi tempi cominciò a scrivere articoli storici regolarmente. Nel 1859 pubblicò alcuni saggi brevi, per esempio sulla vita coniugale d'Enrico VIII d'Inghilterra, nella rivista Conduttore, con la US. Nel 1860 Gnari diventò il segretario personale del duca Chromis Chanel, che fece risalire la sua famiglia alla dinastia degli Arpadi, la dinastia in carica fino al 1301. Gnari voleva verificare questa tesi con prove scientifiche. Il suo entusiasmo può sembrarci strano, essendo sempre un democrata, ma secondo lo scrittore e storiografo Farkas Deher, la passione per il misterioso vise i suoi sentimenti repubblicani. Per questo motivo cominciò a visitare gli archivi italiani, per esempio a Modena, a Mantova, a Torino, eccetera, dove, come noi ben sappiamo, fece il suo lavoro epocale, mettendo le radici anche del nostro gruppo di ricerca. Notò la grande quantità e l'importanza delle fonti riguardanti la storia ungherese e fece una montagna di copie manoscritte. Questo materiale adesso si conserva nell'archivio dei manoscritti dell'Accademia Ungherese delle Scienze. Dal 1865 si dedicò esclusivamente alla scienza, lasciando alle spalle la carriera politica e militare. In quest'anno divenne membro dell'Accademia Scientifico-Letteraria di Milano e del Collegio Araldico Italiano. Poi, nel 1866, anche della Società Francese di Araldica e Sigillografia. Ritornò in Ungheria nel 1866 e iniziò a lavorare per organizzare la vita accademica. Nel 1867 fu uno dei fondatori della Società Storiografica Ungherese, Magyar Történelmi Társulat, e diventò anche membro del suo comitato. Sempre in quest'anno, nella rivista prestigiosa Secoli, Századok, riferì sulle sue ricerche fatte nell'archivio di Stato di Modena, richiamando l'attenzione ai libri di conto indispensabili per la storiografia dell'economia dell'arcivescovato di Esztergom e del vescovato di Eger nel 400 e nel 500. Nel gennaio 1868 fu Ferenc Tóly a presentare l'archivio diplomatico
su Beatrice d'Aragona di Gnari all'Accademia. Poi, ancora in quest'anno, Gnari presentò il suo saggio su Beatrice d'Este, moglie d'Andrea II, a Kolozsvár alla riunione della Società Storiografica. Avendo visto questi risultati, la società decise di fare copiare i brani dei libri di conto rilevanti per i ricercatori ungheresi. Il progetto fu supportato dagli arcivescovi di Esztergom e di Eger, János Simon e Béla Bortakovic. All'inizio degli anni 70, Gnari presentò le sue copie torinesi, genovesi e mantovani, sempre nella rivista Secoli. Dal 1872 era membro corrispondente dell'Accademia, all'inizio lavorava nel Comitato dell'Archeologia, poi dal 1874 partecipava in quello della storiografia. In quest'anno, quindi nel 1874, ricevette l'invito a collezionare i volumi riguardanti l'epoca di Mattia Corvino dei Monumenta Hungariae Historica Acta Extra, in collaborazione a Ivan Noll e Sándor Szilágyi. Dal 1876 al 1879 fu redattore del bollettino archeologico Archeologia Ierkesítő in ungherese, insieme ad Imre Hensman. Dalla fondazione nel 1878 era membro della Società Nazionale Archeologica e Antropologica, Országos Régészeti és Embertani Társulat, insieme al fratello Jenő, che diventò vicepresident. Albert invece fu il presidente della terza classe dell'istituto, che era responsabile per i ritrovamenti ungheresi. Poi divenne membro onorario della Società Archeologica e Culturale nella provincia Békés, Békés Vármegyei Régészeti és Művelődés Történeti Társulat. Nell'anno seguente l'organizzazione della società venne riformata e Gnari diventò presidente della classe dell'Araldica, Sigillografia e Oplologia. Per quanto riguarda il suo lavoro nei comitati dell'Accademia, nei verbali di quello della storiografia non si trovano delle menzioni di interventi, però ci fanno sapere che il suo capolavoro, il filone conduttore della radica, fu terminato con un notevole ritardo. Il comitato più volte diede voce alla sua impazienza anche per l'addebito del budget, però grazie alla sua autorevolezza e all'importanza del lavoro supplementare ottenne tutta la direzione che gli serviva. Era più attivo nel comitato di archeologia, dove lavorava anche suo fratello Jenő. L'idea di fare un vocabolario araldico nacque qui e fu addirittura la proposta di Gnari. Secondo il verbale della riunione del 22 dicembre 1874, Gnari si lamentò per la grande confusione nell'uso dei termini araldici. Secondo lui, l'imbroglio rendeva molto difficile la comprensione degli articoli araldici e propose di creare un vocabolario tecnico araldico. Il comitato lo invitò ad eseguire il progetto, ma sembra che lui non si sia messo al lavoro. Per quanto riguarda la sua attività araldistica, negli ultimi anni della sua vita metteva tutto a parte e si dedicò esclusivamente a questi temi. Purché nel caso della nobiltà ungherese la stemma non aveva così grande importanza come in molti altri paesi europei, il tema era così immaginato che, come ne ho già fatto riferimento, non esisteva nemmeno il termine tecnico uniforme nella lingua ungherese. Dopo la proposta di Gnari non succedessero degli avanzamenti fino al 1879, quando la Facoltà di Studi Umanistici dell'Università Reale bandì un concorso per un dizionario araldico che naturalmente vinse Gnari. La situazione può sembrarci strana. Cosa successe alla proposta di Gnari che ebbe fatto 5 anni prima? Per sapere la risposta ci vogliono ulteriori ricerche, ma io suppongo che nel 1874 la maggior parte degli studiosi semplicemente non sia stato interessato per supportare un grande progetto araldico, mentre un paio di anni dopo siano stati disponibili per supportarlo.
Insomma, nel 1879 Gnari finalmente potette mettersi a realizzare il suo sogno, ma credeva che prima di pubblicare il vocabolario ci fosse bisogno di un manuale araldico generale. Il summenzionato filo conduttore fu il frutto di 4 anni di lavoro, ma morì un mese prima della sua uscita. Nell'estate 1885 il suo salute si indebolì. Secondo i contemporanei aveva bisogno di un po' di riposo, ma continuò a lavorare. A dicembre partecipò alla riunione del comitato di storiografia e il suo senso d'umorismo non passò via. Però secondo i colleghi sembrava molto debole. A Natale prese la pleurite e morì il 1 gennaio 1886. Fu sepolto il 4 gennaio nella cripta familiare a Pirisci e al funerale anche l'arciduca Giuseppe mandò le sue condoglianze in un telegramma. Il 26 gennaio fu tenuta una riunione commemorativa per il suo ricordo con la presidenza di Ferenc Puszki, dove Ferenc Majnár lo predicò. Per quanto riguarda la sua personalità, il suo senso d'umorismo era famoso. Amava soprattutto fare a credere casi mai successi. Era così talentuoso che non si poteva sapere quando scherzasse e quando dicesse la verità. Nella rivista Turue, scusate, nel suo necrologo Farkas Deák racconta un aneddoto. Una volta un avvocato non nominato, parlando con Tamantoli, ha confuso il poeta Daniel Bejani e Miklós Bercsényi, generale di Francesco II Rákóczi. Gnári sussurrò ai presenti che il giurista si occupava dello sbarco sulla Luna, ma nessuno lo prese sul serio. Alla morte dell'avvocato, invece, venne a galla che nel suo testamento ebbe lasciato una grande somma all'Accademia per il futuro inventore del modo dell'allunaggio. Secondo Farkas Deák, Gnári voleva coprire i suoi dolori con i suoi scherzi e il suo cinismo mandava a dire che nessuna cosa fosse degna di essere presa sul serio. Amava discutere con umorismo delle cose serie e seriamente sui scherzi. Difendere animatamente delle cose banali, fu testardo ma anche affettuoso e benevole. Ogni tanto faceva la carità, anche mettendo in pericolo. Cattolici, negli ultimi anni della sua vita si occupava dello spiritismo. Anche i passatempi fanno testimonianza delle sue larghe vedute. Scrisse delle poesie, suonò il flauto, fu alunno del compositore popolare Ferenc Doppler. A volte anche componeva. Poi gli interessava il giardinaggio, soprattutto quello dei fiori, e amava la pittura e la danza. Per fare una conclusione, la sua opera Omnia è fondamentale nella storia degli studi umanistici in Ungheria, nonostante che i suoi contemporanei spesso non lo abbiano considerato uno studioso, ma un dilettante organizzatore. Oltre di essere il padre degli studi araldistici in Ungheria, fu uno dei primi studiosi che richiamarono l'attenzione all'importanza delle ricerche sulla storia dell'economia e su quella culturale. In questa concezione nacquero i suoi articoli sulle codici di Ippolito I d'Este, che divennero i modelli anche per Vilmos Prochnói, Dezső Csányi e József Mikulik. Infine, con il riconoscimento del valore delle fonti conservate in archivi italiani, iniziò un progetto che dura anche oggi. E in ultima analisi, anche questo convegno e la conseguenza del suo lavoro. Sullo slide si vede l'elenco delle sue opere principali. Nonostante tutto, Robert Gnári non fa parte nella memoria comune. A mio sapere, non esistono degli spazi pubblici, vie, piazze o corsi che prendono il suo nome e non ho trovato nemmeno una statua. Spero che la relazione del dottor Attolini e il mio contributo siano gli inizi e non le occasioni uniche delle onoranze meritatissime. Infine, la sua diligenza straordinaria può essere
un modello sia per gli studiosi professionisti sia per i dilettanti. Chi fu Abernari? Un giurista appassionato che fece storia in tutti i sensi della parola. Grazie per l'attenzione.